Ringrazio l'ambasciatore per questo incontro. Tenevo molto a farlo perché tra Giordania e Italia vi è un rapporto davvero di maturato e cresciuto in questi decenni di grande amicizia e collaborazione e anche di reciproca comprensione. Vi sono collaborazioni in ogni settore, in quelli particolarmente di significato sociale e culturale. Vi sono quasi 50 collaborazioni tra le università giordane e italiane, vi sono molte collaborazioni scientifiche, vi sono collaborazioni sul piano sociale di sostegno, di assistenza, di aiuto, vi sono anche collaborazioni di carattere economico e poi appunto molti italiani sono negli organismi internazionali nell'ambito della costellazione delle Nazioni Unite soprattutto e qui sono presenti in maniera significativa e importante. Ma di tutto questo sistema di relazioni tra Italia e Giordania, voi siete gli esponenziali, non la punta avanzata, non un qualunque segmento, ma la punta avanzata, la posizione esponenziale della nostra amicizia, che si realizza e si vive da parte dei cittadini di Giordania attraverso il rapporto con voi, con tutti voi. E l'amicizia che lega paesi è quella tra i cittadini, ancor più di quella dei governi, decisamente di più. Per questo con il Ministro degli Esteri abbiamo desiderato questo incontro, per ringraziarvi della vostra attività, del vostro impegno e perché devi sentirvi sempre protagonisti dell'attività e dell'impegno che svolge il nostro paese. Oggi ho visitato questo, domani vedrò il Re. Dopodomani il primo ministro, parleremo dell'amicizia tra le istituzioni, parleremo dell'amicizia tra i nostri paesi, ma capisco bene che questa vostra presenza è così diffusa e numerosa per l'accoglienza che la monarchia scemita, che il regno scemita e che la Giordania con le sue istituzioni apre, con la grande apertura che la contrassegna. Con il carattere di paese di coesistenza interculturale e interreligiosa, che esprime nel Medio Oriente una voce, una posizione di saggezza, che fa di questo paese un punto di riferimento imprescindibile in tutta la regione. Per questo il legame per noi con la Giordania è molto importante ed è importante la vostra presenza. Quest'oggi ho visitato due tra i tanti, due tra le espressioni della vicinanza dell'Italia alla Giordania, l'ospedale nel grande campo profughi presso il confine con la Siria e il Sermig, l'arsenale Sermig qui vicino alla città. Sono alcune tra le manifestazioni dell'impegno che sul piano umano, della disponibilità umana tra i nostri paesi, tra le nostre cittadinanze si realizzano e si esprimono. Io vi ringrazio molto per quanto fate, perché ripeto, la nostra presenza nel mondo si qualifica soprattutto per il senso di umanità dei rapporti e per come viene vissuta l'amicizia personale tra i popoli. Questo è quello che rende il nostro paese accetto nel mondo e anche ben voluto nel mondo. Per questo la presenza delle comunità che sono nei vari paesi per il nostro paese è un elemento fondamentale della sua condizione. Grazie per quanto fate e auguri.